Silenzio e ordine. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dice il Signore Gesù: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sii benedetto Dio Padre onnipotente, tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo, fatto a tua immagine, la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia. E dopo la sua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo Spirito sulla Chiesa nascente. Benedici questo fuoco nella festa di Sant'Antonio Abate e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore misericordioso, per intercessione di Sant'Antonio Abate, vi illumini e vi comunichi il fuoco del suo Spirito, perché possiate vincere le suggestioni del male e gustare la forza del suo amore. Amen. Sì. Hai lo scala, non c'è una e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Buon proseguimento di